galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti a questa nuova rubrica Amarcord. Amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati a questo appuntamento con Amarcord. A quanto pare la puntata scorsa vi è piaciuta, motivo per cui siamo qui con la seconda. Oggi, come promesso, parleremo di l'avvento del caos. Lì ci eravamo fermati, da qui riprenderemo nel vecchio mondo. Le razze non erano destinate a conoscere la pace, poiché vennero colte da un'enorme catastrofe. Per ragioni che non saranno mai comprese, il cancello degli antichi crollò. Forse la sua distruzione venne causata dagli antichi, per fermare un'invasione del reame da incubo che giace oltre. Forse fu attaccato dalle creature prive di sostanza che abitano le dimensioni prive di forma al di là del cancello. Alla fine della fiera, quindi, in un'esplosione di potere grezzo che illuminò il cielo e scosse oceani e montagne, il disastro fece implodere i pori del pianeta che ora sono furenti accessi al selvaggio etere, quindi a quello che noi conosciamo come immaterium in alcuni casi o piano di dimensione del caos. Una sfera di pura materia caotica chiamata War Pietra fu scagliata in un'orbita casuale attorno al mondo e tutt'oggi butta sulla sua superficie schegge e cumuli di roccia corrotta. Tanto su questa luna poi ci saranno un sacco di storie interessanti, e non solo sulla luna, ma sul materiale di cui essa è composta, quindi la War Pietra. Non è stato scritto da nessuna parte se gli antichi fuggirono prima o dopo il disastro, o se ne furono distrutti. Tutto ciò che si sa è che gli antichi non percorsero più il volto del mondo di Warhammer, sebbene molte delle profezie degli Slan affermino che gli antichi torneranno al momento propizio, anche se noi oggi possiamo dire che, per quanto riguarda il mondo di Warhammer, qualcuno ha mancato l'appuntamento probabilmente. Quando il cancello crollò, il mondo venne sommerso dalle energie magiche e nacque il caos. Mentre i cieli bruciavano e la terra tremava, tutte le paure primordiali e i sogni delle razze di Warhammer vennero alla luce e nella conflagrazione magica nacquero degli dei oscuri, gli dei del caos. Nati dalle emozioni dei mortali, divennero consapevoli dell'esistenza dei regni degli elfi, degli uomini e dei nani e giunsero a bramarli. Fu durante questa catastrofe che le prime vere creature del caos cominciarono a fare la propria comparsa. Ippogrifi, chimere, manticore, grifoni e simili si aggiravano per le terre, discese da creature normali deformate dalle energie magiche che stavano avvelenando il mondo di Warhammer. Giunsero anche gli uomini bestia, uomini depravati che avevano ceduto al subconscio bestiale, i corpi deformati per riflettere i loro desideri animaleschi e bestie che erano mutate in modo tale da camminare sulle zampe posteriori, alla stessa guisa degli uomini. Nelle paludi a nord di quella che sarebbe divenuta un giorno Tilea, cose ratto intelligenti e contorte cominciarono a scavare e cospirare rodendo le radici del mondo. Se poi ci pensiamo, per gli Skaven questa è una frase epica, rodendo le radici del mondo, cosa che in Age of Sigmar stanno ancora facendo per quanto riguarda la realtà dei reami stessi, non visti all'insaputa di chiunque. Con la nascita degli dei del caos venne la prima grande incursione. Una schiera di immateriali creature demoniache del caos, più grandi di qualsiasi cosa avesse calpostato il mondo sino ad allora, e ricordiamoci che c'erano i draghi che piccoli non erano,
eruppero dal cancello settentrionale a pezzi. Il mondo venne travolto da enormi ondate di energia magica e le creature demoniache degli dei del caos poterono muoversi in tutta libertà. Le armate demoniache spazzarono le terre e alla fine giunsero all'isola elfica di Ultuan. Là sarebbe stato deciso il fato del mondo. Se gli elfi fossero caduti, il caos avrebbe consumato il mondo di Warhammer. Se avessero prevalso, il fato sarebbe stato rimandato, almeno per un po'. Il sacrificio degli elfi. Gli elfi sopravvissero, grazie ad Enerion e ai maghi elfi. Enerion fu il primo re fenice di Ultuan, noto nelle leggende come il Difensore. Fu il grande guerriero elfo che prelevò l'antica spada di Cain dal suo luogo di riposo sull'isola maledetta e, grazie al suo potere, falciò un'orda intera di demoni. Purtroppo, brandendo la maledetta spada di Cain, che scopriremo essere più avanti il dio del sangue, forgiata per il dio della guerra in persona, la corruzione del caos bruciò nel sangue di Enerion e la maledizione di Enerion perseguita tutt'oggi i suoi discendenti. Il regno degli elfi venne assalito da una marea infinita di creature da incubo e, anche se Enerion e la sua armata riuscivano a prevalere ad ogni battaglia, gli elfi più saggi sapevano che erano destinati a perdere la guerra, poiché anche le possenti schiere di Ultuan non potevano combattere per l'eternità, cosa che invece i demoni potevano fare. E fu così che l'armata di Enerion, aiutata da stormi di cavalcadraghi, difese l'isola dei morti contro una vasta armata demoniaca, mentre il principe Caledor e i suoi confratelli maghi diedero inizio a un imponente rituale. Gli elfi rischiarono tutto, erigendo un circolo di pietre mistiche che crearono un vortice magico che imperversò sul loro regno, minacciando di sommergere l'isola stessa di Ultuan. Il vortice attirò i venti della magia che stavano devastando il mondo. Senza la magia a sostentarli, la stretta dei demoni sul regno mortale si fece instabile e le loro schiere vennero abbattute da Enerion, anche se purtroppo il re fenice subì una ferita mortale durante la battaglia. Sino ad allora Ultuan verge costantemente sull'orlo della distruzione, minacciata dalle vaste energie che le pietre fatate devono dissipare. Quando gli elfi dicono che il mondo non è magico quanto lo fu un tempo, dicono la verità, poiché molto del potere magico viene catturato dalle pietre di Ultuan e i manufatti magici e gli incanti del lontano passato non possono più essere ricreati. Una volta fermata la prima incursione, gli elfi si dedicarono all'esplorazione del mondo ormai mutato e incontrarono i nani. Il commercio tra i due popoli fiorì, mentre i primitivi antenati e gli uomini si spandevano per il globo, protetti senza saperlo da quelle due grandi civiltà. Forse, con il tempo, una grande alleanza avrebbe potuto dare luogo a un mondo in grado di affrontare a piè fermo il caos. Ma ciò non era destinato ad accadere. Anche per questa puntata è tutto. Come sempre, ci fanno piacere e ci aiutano moltissimo i vostri feedback che ci lasciate nei commenti sotto questo video. Per il resto, iscrivetevi al canale, campanellina per non perdervi neanche un video e, che dire, ci vediamo alla prossima. Ciao! Venne assalito da una marea infinita e anche se Enerion vuoi bere qualcosa?
E si parla di elfi e così è. Dimmi tu quando posso ricominciare. Vai, tre. Tre, due.